Spettacolo! Eccoci qua, ragazzuoli. La belva è qua. Oggi siamo qua sulla strada qui che porta al Monte Bondone. Non l'ho ancora fatta quest'anno e con le modifiche del K non si può fare una strada così. L'anno scorso, andate a vedervi il video se volete, avevo fatto due parti, quest'anno faccio solo una parte. Allora, seguite tutto il video perché è un video importante. Parlerò di alcune cose, alla fine poi parliamo di due o tre cosine riguardo il 690, perché il 690 mi ha dato tanto. Ci sono un po' di motociclisti. Comunque, non perdiamoci in chiacchiere, perché adesso andiamo su al Bondone un attimino e, insomma, con la testa ovviamente di non andare a fare cose assurde, però ci divertiamo un attimo. Fatela questa strada, se capitate qua a Trento, fate Trento, venite su, andate su al Bondone e venite giù di là, o fate il contrario, però la parte bella è quella che viene su qui da Trento. Ecco. Bene ragazzi, dai, partiamo. Ah, iscrivetevi al canale se vi piacciono questi video, mettete pollici in su. Se volete offrire qualcosa, un caffè, una birretta, qualcosa per dare una mano al canale, ci sono i super grazie. E anche gli abbonamenti. Mi raccomando, andate a vedere, cliccate il bottone, perché qua c'è bisogno di un supporto. Dai, partiamo ragazzi. Bene ragazzi, si parte verso il Monte Bondone. Strada top. Occhio ai limiti qua nei paesi, perché vi blindano. Come vi dicevo all'inizio del video, il K ha dato tanto. Efficace. Efficace il K. Cazzo, tutta un'altra storia. Tutta un'altra storia il K così. Cazzo. L'ho giostrata come volete. Si alza e uscita di curva, via, lo posizionate. Bello. La terza. Paura. Tornanti tutti in seconda con una bello spunto andare su. E in un attimo siete sui 100-120. Ti fanno il drift. Belli, questi sono i più belli. Sono i più belli questi. K è troppo divertente, dai, troppo divertente. Spettacolo. Pezzo finale, bellissimo! Troppo bella la Trento Bondone!
quasi arrivati. Spettacolo! 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 Siamo arrivati, che bel fresco che c'è, che belle curve, spettacolo! Eccoci qua, adesso un attimino di pausa, poi andiamo a mangiare qualcosina. Allora, come vi dicevo prima, il K per due stagioni si è comportato molto bene. Adesso so cosa potrete cominciare a pensare. Ma lo sta vendendo, vuole venderlo. Sì, sì ragazzi, il K, questo è l'ultimo giro del K. È l'ultimo video dove ho fatto un giro col K, volevo fare il Monte Bondone come ultima cosa. Finito gli altri giri che ho fatto delle Dolomiti e tutto. E poi metterò l'annuncio, ci sono anche le api. E lo vendo perché ve lo dico sinceramente, sono stufo, non che non vada bene la moto, anzi, a proposito di questo, faremo un video, non so se fare una live o un video, quasi quasi volevo fare una live, l'annuncerò sui post, restate sintonizzati che andate a vedere i post, così quando annuncio quella live parleremo dei pregi e difetti del K, mi fate voi le domande e io vi rispondo per la mia esperienza d'uso che ne ho fatto in queste due stagioni. E così almeno, perché con i commenti sotto uno risponde, poi mi dimentico, adesso molti commenti non mi arrivano più le notifiche perché sono tanti, cominciano a crescere un po' gli iscritti e c'è questo problema qui. E invece così magari chi è interessato, parliamo un po' del K, cosa non è, cosa non è stato, cosa andava bene, cosa non andava bene secondo me. Io mi sono divertito queste due stagioni, ve lo dico, sono andato, vi dico anche questa cosa, volevo fare un video ma poi dopo non l'ho fatto perché mi diventava complicato. Sono andato a provare due moto sportive perché sono indeciso, come avevo detto, avevo già provato l'890 SMT, adesso ho provato due moto sportive, una naked e una no. Adesso devo andare a provare, voglio provare un'altra naked per vedere bene com'è, perché allora io ragazzi, cioè al di là di tutto, non è che prendo la moto, faccio il giro, mi piace fare la sparata, però a volte voglio fare anche dei chilometri per andare a fare delle altre strade belle. Sono alto più di 1,80 m e su certi tipi di moto sono scomodo, non c'è niente da fare. Su una stradale io quando mi butto giù sono scomodo, mi viene il mal di schiena, il mal di collo. Al di là di tutto che dici la uso 2 ore, sì, ma io non è che vado in giro solo 2 ore. A volte faccio 400-500 km in un giorno, andata e ritorno, perché voglio andare in un posto, fare quella strada, come vedete nei video, e poi torno a casa, non è che sto via sempre, il giorno delle Dolomiti sto via. Però mi risulta che, cioè, non voglio patire.
Il Motard per me è il top perché sei sempre comodo, sei in una posizione dritta, un po' come l'enduro stradale. Chi è alto necessita, tra virgolette, di moto così, perché la moto non è la macchina. Dovete... Consiglio a tutti sempre di andare a provarle le moto in concessionaria, perché adesso le fanno provare tutti i modelli. Vi prenotate, andate a provarle, potete anche noleggiarle a volte. Perché non è la macchina, la moto deve calzare, non è che uno compra dopo 4 mesi, cazzo. Cioè è un conto perché dici, va bene, io la Tenere l'avevo provata, poi l'ho comprata, poi mi sono un po' pentito. Perché non riuscivo a fare gli off-road che volevo e dovevo bisogno di un enduro come prima perché era meglio. E allora l'ho venduta. Il TM mi veniva scomodo per fare viaggi lunghi, però vi dico, se volete fare, uno vuol fare la sparata, c'ha un furgone, il TM va bene. Però ovvio vi dovete fare la strada in macchina, andate, prendete una moto per caricarla su un furgone per andare a fare dei chilometri, col furgone, dov'è il divertimento di guidare la moto? Solo per 20 minuti, un'ora nel fare quel passo, quella cosa, e poi tornare indietro, caricare sul furgone, tornare a casa? Non mi piace neanche così. Allora il 690 era il mezzo adatto, difatti il 690... è il mezzo adatto perché ci potete fare quei viaggi, però a me è stufato. Io ho visto, adesso ho provato anche queste stradali, e, però mi trovo un po' scomodo. Ho provato una Naked, non vi spoilerò niente perché ovviamente il K lo venderò, arriverà qualcos'altro sul canale, non subito, adesso non lo so, vediamo, perché ci sono poi quest'autunno, così arrivano un po' di endurate con il beta, c'ho un po' di cose in mente da fare, insomma, ecco. Chi vuole essere, magari che è interessato, mi contatta nella mail che ci sono nelle info del canale da desktop, se vuole acquistarla, se non l'ho già venduta perché metterò l'annuncio, probabilmente fa presto ad andare. La moto è tutta accessoriata, non mangia un filo d'olio, va benissimo, si comporta benissimo, non ha problemi né niente, una moto della Madonna. È che io ogni tot le cambio la moto perché mi piace provarle. Però adesso ho bisogno di qualcosa di diverso, un motore un po' più potente, un po' più magari un po' più fluido, però sempre una moto con quel carattere sportivo, perché a me non piace allora una crossover assolutamente, non arriverà una moto del genere sul canale, arriverà sempre una moto con l'impronta sportiva, non mi piace a me la roba che fa venire sonno, nel senso, ecco. Se devo fare i viaggi, non conto che vado a fare dei viaggi, che dici faccio delle avventure, vado a fare degli sterrati, sto via in tenda, c'è un enduro stradale, allora lì è bello, mi piacerebbe portare anche queste cose qui, ma adesso come adesso, in questo periodo, non ho questa gran passione di fare questa cosa. Preferisco godermi la guida, è una moto che quando acceleri, esci dai tornanti, si impenna, cioè che ti dà soddisfazione, ti fa sentire padrone del mezzo e che ti emoziona, ti fa sorridere, maneggevole. Ecco, o ci sarà una sportiva, o ci sarà leggera, ovviamente, non voglio moto pesanti, super potenti, ve lo dico, o una Naked, o se no, io ho provato l'890 SMT, la posizione di guida dell'SMT per me è perfetta, perché io sono alto più di 1,80 m, è una moto che puoi guidare sia col ginocchio fuori, buttarti fuori come una stradale o una Naked, sia con il piede fuori come se fosse un motocross. E questa cosa mi aveva colpito molto della 890 SMT e sono rimasto molto soddisfatto di quello. Poi allora 105 cavalli, non sono tantissimi, ma la moto pesa 200 kg, sono un rapporto peso-potenza come questa con le modifiche. 80-160, circa 80 cavalli per 160 kg. E ecco, insomma, lì sono 100 cavalli con 200 kg, poi con un po' di modifica 105 cavalli andremo sicuramente a un po' più di coppia, un po' più di allungo, li accorcerò i rapporti perché io ho visto che avevi rapporti un po' lunghini, un dente in mezzo, insomma io faccio sempre la solita modifica alle moto perché sono troppo lunghe quando escono dalla fabbrica. Per avere un mezzo divertente che quando esci dal tornante tiri su un secondo e viene su. Poi, ecco, se mi stuferò tornerò al Motard, non lo so. Intanto adesso so che sono stufo, 2 stagioni per me sono abbastanza. Sono stufo del K, l'anno prossimo so già che se riparto con la stagione sarei stufo. Dunque, arriverà un altro mezzo ragazzi. Restate sempre sintonizzati perché questo canale è sempre in fermento. Con le solite modifiche, cose. Adesso vediamo se riesco a fare ancora un video con il K. Non sarà un giro perché questo, come vi dicevo, è l'ultimo giro. Forse dal tagliando, perché quando la vendo gli faccio il tagliando. Filtri olio così e devo fargli le candele. E basta. Dai Neri. Restate sintonizzati perché il canale non è il canale del 690 questo. Questo è il canale Davide 79, non canale KTM 690 SMCR. Qui arriva sempre un po' di tutto. Dai, sempre nel genere per adesso sportivo, però si cambia. Bisogna portare qualcosa di nuovo, a me piace cambiare. Dai Neri, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto e vi piacciono questi video, iscrivetevi al canale, mettete un pollice in su, andate a vedere sotto nel link in descrizione, ci sono i vari prodotti che uso, sono affiliato Amazon, darete una mano al canale se acquistate quegli articoli.
o anche senza acquistare quelli, ma qualcos'altro senza chiudere la pagina di internet. E dai, Neri, ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, sempre sintonizzati perché questi mesi c'è fermento, arriverà qualcosa di nuovo. Saluto a tutti.